sono 40 punti per il preferiato, punta sempre però sul calcio giovanile, come dicevi tu, che deve portare il giocatore in prima squadra, non per andare a vincere i campionati di primavera, che non interessa a nessuno. Deve avere più coraggio e farli sentire più presto. Magari invece che in primavera rimandano nella squadra B, che gioca in Serie B, nella squadra C, che gioca in Serie C, rimandano già a fare esperienze diverse. Bisogna avere più coraggio. È la lezione che ci viene sicuramente dalla squadra. E adesso sfidano tutti gli spagnoli, uno dopo l'altro. È veramente un momento storico per la Spagna. Mi ricordo che la Spagna si era fermata in sera prima di questa partita. Tutti avevano dichiarato di fare il tifo per la Spagna, senza distinzioni regionalistiche e ridentistiche, anche se vogliamo. La Spagna si è fermata come paese, sta attraversando un momento economicamente anche difficile dopo il grande boom economico. Non ci sono tanti tifosi, non ce ne sono quasi, che siano giunti qui per esultare insieme ai giocatori. Ma insomma la Spagna ha veramente costruito il suo successo e merita di alzare adesso questa Coppa, la Coppa che alzerà Casillas, una cosa che tutti i giocatori sognano, una cosa che 4 anni fa abbiamo visto fare a Fabio Cannavaro, che prima di questa finale ha riconsegnato la Coppa del Mondo. E speriamo francamente, glielo diciamo agli spagnoli e anche ai brasiliani, di riprendercela per 4 anni. Certo, fare così tutto sicuramente per andare a conquistarlo, ma sicuramente per fare una figura migliore. Noi abbiamo bisogno di dare un'immagine diversa del nostro caso. Sottolineare questa Spagna che è nata contro tutti i numeri, perché sempre Viale nel prepartita ha detto una squadra che ha segnato poco, in passato che aveva segnato poco, che era arrivata in finale, poi non ce l'aveva fatta a vincerla quella Coppa. 2 volte la Germania con 5-6 gol, una volta l'Argentina, una volta la Spagna ce l'ha fatta. Ed ecco il momento decisivo. Ecco Blatter con il presidente Zuma che si avvicina e consegna la Coppa a Iker Casillas, che si mette in piedi, pronto ad alzarla. Per tutta la Spagna, che ha aspettato così tanto, pur amando il calcio, Casillas alza la Coppa dei nuovi campioni del mondo. La Spagna è campione del mondo per la prima volta. Allora noi vi salutiamo qui da Johannesburg, da Soccer City Stadium. È stato un bel mondiale, ben organizzato, un mondiale storico, il primo in Africa, il primo vinto dalla Spagna. A te in aria per tutti i commenti, ancora vai Spagna, e tutte le immagini. Ciao a tutti, un saluto da Fabio Caressa e Beppe Bertomi. Buon ritorno a casa ragazzi, eccola qua! Un po' pesante dire che noi dobbiamo...